alla provincia di Roma. Spero un romanista anche te, chi sei? Romanista tutta la vita. Romanista, Lorenzo. Come si chiama Roma oggi? Milan. Scusate. Siamo ottimisti, siamo positivi. Vai. Grazie Matteo, grazie per questo picco di adrenalina che ci sta tutto, grazie per avermi regalato questo weekend, come dire, termale, perché sto lentamente iniziando a liberarmi dalle scorie di certa politica romana che non mi piace. Allora, se fossi Presidente del Consiglio, io inizierei a far applicare per legge l'articolo 49 della Costituzione, che parla di metodo democratico nei partiti per l'azione politica di governo. Bene, per me metodo democratico non vuol dire solo non essere aggressivi o non essere assolutisti, vuol dire mantenersi un movimento politico nato dalla base, che nella base continua a provare alimento la prima ragione sociale, vuol dire applicare criteri di democraticità e trasparenza, vuol dire incentivare il confronto tra idee e persone, selezionando la classe dirigente sul merito e sulla qualità, puntando sul ricambio generazionale, ma attenzione, non solo delle persone, ma anche e soprattutto delle idee. And last but not least, tollerare anche le posizioni divergenti all'interno di quel partito. Perché guardate, oggi la vera eversione del sistema politico è la lacerazione del patto tra politica e società, tra politica e territorio. E finché persisterà questa anomalia, le forze politiche, come succede da anni, saranno sempre espressioni o di grandi movimenti ideologici del passato, o dei grandi apparati ecclesiastici, o dei grandi apparati economici. E guardate il nostro PD, le ideologie non sono tramutate, se ancora il PD è lacerato dalle guerre delle ex appartenenze, perché nei secoli si è cambiata forse la casa, ma non sono cambiati gli abitanti di quella casa. I nostri ex democratici cristiani ed ex comunisti, PDS e DS, sono da sempre la nomenclatura, lo erano nella Prima Repubblica, continuano a esserlo oggi anche nella Seconda Repubblica. Però se fossi Presidente del Consiglio comincerei a dimostrare di volergli davvero bene a questo Paese, intanto tutelando il suo territorio, il territorio che ci ospita, questo meraviglioso territorio che, come diceva il grande poeta Zanzotto, siamo davvero passati dai campi di sterminio allo sterminio dei campi. Lo svecchierei nel rapporto vessatorio che c'è tra cittadini e Stato, agevolerei la libera impresa nelle sue attività come il singolo individuo delle sue necessità e legittime aspirazioni, rafforzerei e non lacererei la rete degli enti locali che sono i principali erogatori del welfare e non lascerei più le famiglie sole oggi ad affrontare il complesso e difficile compito di essere ammortizzatori sociali. Ridarei dignità, e lo dico come insegnante, alla scuola pubblica, con investimenti economici ma anche di idee e di proposte serie al passo dei tempi, dando senso e certezza al futuro dei nostri ragazzi. E le distanze tra la gente le abbatterei non solo realizzando infrastrutture della mobilità che sono pur utili, ma soprattutto realizzando la banda larga, come abbiamo per esempio fatto noi con l'amministrazione Zingaretti in provincia, dando la rete di wifi più grande d'Europa e in qualche modo dando inizio a quel federalismo digitale di cui oggi si parla. E poi lasciatemi dire, e lo voglio dire da donna, attiverei il processo di rottamazione anche per le donne del PD, perché ce lo vogliamo dire che se per gli uomini è difficile la rottamazione, per le donne lo è ancora di più. E perché anche nel PD sono sempre poche, sono sempre le stesse. Perché se è vero che i brontosauri sono difficili da estinguere, le brontosaure del PD sono eterne, stanno sempre lì e non c'è quanto Piero Angela che tenga a studiare questo fenomeno. Insomma, il merito non è un'entità astratta, il merito è una sfida perenne, continua da imporre a tutta la società. La storia non perdona i popoli preti dell'ignoranza e li rende schiavi a tempo indeterminato. E un'ultima cosa, le primarie. Per me le primarie dovrebbero essere, non ho un sogno, ho una certezza, anzi, saranno non un mero e illusorio strumento di cambiamento, ma si devono riempire di sostanza, scivolando sulla gamba delle idee, del consenso, del coraggio vero di sfidarli questi brontosauri. Allora lancio una proposta. I deputati e gli amministratori pubblici abbiano una sorta di elezioni middle term, gli si dia una pagella, gli rettori gli dia una pagella a metà mandato. Lo possiamo fare, abbiamo le infrastrutture
abbiamo un computer o uno smartphone in tasca. Utilizziamolo. Roma si è paralizzata per la fila per acquistare gli smartphone da Troni. E allora, quello che sogno è che davvero possa emergere una massa critica di nuovi democratici senza accessori e etichette, consapevoli di essere non solo nuovi, ma davvero il tempo nuovo. Perché per dirla alla Milani, a che serve avere le mani pulite se poi le teniamo dentro tasca? Grazie, veramente auguri a tutti e poi le belle idee della Lucolda. Grazie Patrizia.